La facciamo una rosa con il tessuto? Ho fatto dei garofani, ho fatto delle rose, però oggi guardiamo le rose. Vediamo come si fa la rosa. Sigla! Ma come si fa la rosa? Non ricordo più. Cominciamo con fare prima un triangolo, poi faccio ancora un giro, poi ancora un giro, finché faccio il centro della rosa, rimane così. Poi giro verso l'esterno e ci faccio un punto con il filo, così me lo tengo fermo. Ok, continuo, metto il pollice sotto al tessuto e giro ancora. Scusate, qui me ne sono accorta che non si vede bene mi sono spostata dall'inquadratura, però è sempre da girare verso l'esterno e si ferma sempre con un punto, in questo modo, finché si fa tutta la rosa. Qui sono andata di nuovo fuori camera, però vedrete che poi più avanti si vede, e fermo sempre con il punto. Praticamente il lavoro è questo: giro, giro, ancora così, e fermo con un punto, così il tessuto non scappa. Continuo in questo modo fino alla fine. Di nuovo riprendo, dito sotto il pollicione, giro, ancora e fermo. Rigiro sempre verso l'esterno e fermo sotto. Ancora rigiro all'esterno, fermo sotto con un punto dello stesso colore. Questo comunque è un nastro. Giro ancora, vedete che prende forma? E fermo ancora con un punto, così rimane più facile, non mi scappa tutto il lavoro. Siamo quasi alla fine, rigiro ancora verso il sotto, fermo e poi rigiro di nuovo la punta in questo modo, giro e la fermo, rimane il lavoro finito sotto. Queste rose le potete usare anche da mettere nelle borse, così come sono, nei cerchietti per i vostri bambini, oppure fare dei semplici fiori da tenere nel vaso. A questo punto prendiamo uno stecchino da spiedino e lo infiliamo nel tessuto sotto la rosa. Poi prendiamo questo nastro che usano anche i fioristi e giriamo tutto attorno alla rosa in questo modo. È un nastro appiccicoso. Poi ho preso delle foglie sintetiche, delle foglie di plastica, delle foglie che avevo qua in casa, e avvolgo la foglia sempre attorno allo spiedino e avvolgo appunto la carta fino in fondo, in questo modo, fino ad arrivare in fondo. Ecco fatto, la rosa è finita, bella, eh?